raga, qui Danny Fra, benvenuti alla seconda parte del tutorial su Mob Spawner. E nel primo episodio, cioè nella prima parte, che se non avete visto ve lo linko adesso sullo schermo, avevamo fatto queste quattro piattaforme chiamate spawn pads con l'acqua che arrivava al centro. Allora, adesso vi insegnerò il metodo per praticamente convogliare tutti i mob che vengono spawnati qui e farli andare sopra nella trappola che vi mostrerò più avanti. Allora, prima cosa che dovete fare è prendere delle stone stairs. Io le prendo in stone perché, boh, non lo so, vanno meglio. Dell'acqua e dei cartelli. Allora, quello che dovete fare è praticamente contare 4 dall'angolo, cioè questo, quindi 1, 2, 3, 4, e al quinto mettere le scale che guardino verso di là, quindi contare 3 di spazio e mettere delle scale così. Poi mettere i cartelli nel blocco sopra, prima delle scale, così, e mettere l'acqua sopra le scale. Questo praticamente farà non bloccare le scale, cioè non bloccare il flusso dell'acqua quando vanno avanti, perché vedete li spinge ancora di più. E lo fate su tutti i cosi, quindi 1, 2, 3. Sì, è giusto. Cartello. Ops. Scusate, ho messo una scala in più. Mettiamo questi. 1, 2, 3. Aspetta. Quello va lì. Così. No, non lì. Così. Ok. Mettete l'acqua sempre sopra le scale. Una volta fatto questo, praticamente avrete praticamente un flusso che vi aiuterà meglio a spingere i mob al centro. Una volta fatto questo, e ripeto, questo non è il mio metodo, ma l'ho imparato da un youtuber, non so se è inglese o americano o quel cazzo che è, che vi linko sempre nella descrizione, anche se è già famoso, ma gli iscritti non fanno mai male. Quello che dovete fare è praticamente scegliere due angoli, quindi io sceglierò questo e questo, due che sono praticamente in diagonale, e mettere sui blocchi sotto dei cartelli così, e lo fate da tutti e due i lati. Negli altri due angoli mettete nei blocchi sopra sempre due cartelli e però, una volta fatti questi quattro angoli, dovete rompere questo sopra e questo sopra, e dovete mettere, cliccando sul lato di questo cartello qui, dovete mettere un terzo cartello, se l'acqua non mi romperebbe le palle. Vediamo se riesco a farlo dalla distanza. Esattamente così. Praticamente cliccate su quello per metterlo così, e lo fate la stessa cosa di là. E poi sopra lo fate la stessa cosa, solo che lo fate così, invertendo praticamente il senso. Praticamente vi verrà tipo una girandolina, una roba del genere. Facendo questo praticamente farete che l'acqua si muova tutta verso il centro della cosa, perché prima di questa patch non serviva questo metodo, però bastava farli convogliare al centro e loro andavano su. Però adesso ha cambiato, sono stati cambiati. Ah sì, e poi dovete, scusate, sono dimenticato, mettere un cartello qui, uno qui, e la stessa cosa dall'altro lato. No, lì, scusate, non lì, qui. Prima della patch praticamente mob, anche se era solo un tubo d'acqua,
andavano su, invece adesso non lo fanno più. Una volta fatto tutto questo, boh, raccogliete tutte le cazzate che sono rimaste in giro, solo per fare un po' più di spazio. Prendete altra acqua. Io qua userò come cazzo si chiama? Il vetro, solo per farvi vedere meglio. E praticamente calcolate che dovete fare uno spazio qui. Non dovete farlo, cioè non potete mettere il vetro lì, se no i mob si bloccano. Quindi fate questa cosa così e mettete acqua negli angoli che avevate lasciato. Così. E praticamente questo cosa farà? Creerà tipo delle correnti diagonali. Che, ah sì, poi vi consiglio di praticamente farvi tipo un buco qui sopra per poter camminare intorno, perché sennò dovrete o usare il noclip o quello che volete. Aspettate che scavo tutta sta parte, così almeno vedete. Ecco. Praticamente questo creerà delle correnti diagonali che spingeranno tutte al centro, come potete vedere, e praticamente i mob verranno spinti al centro. Una volta fatto questo, dovrete semplicemente scavare all'insù. E continuare questo tubo. Aspettate che adesso prendo una pala, che sennò così stiamo di meno. No, di più, sto dicendo cazzate. Palle tutta sta terra. Ecco. Una volta scavato praticamente fino fuori, continuate il vostro tubo. Io vi dico che potete usare qualsiasi cosa. Non solo il vetro, io uso qui il vetro per riuscire a farvi vedere. E praticamente uscite fino fuori. Io qui lo porterò fino a un blocco fuori. Vi consiglio solo di farlo così, perché tanto non è che serva molto. Comunque questo tubo potrebbe essere anche di terra. Io uso, come ho già detto ancora per la quarta volta, il vetro solo per farvi vedere meglio. Una volta fatto questo tubo, diciamo, dovete prendere altri due cartelli, sì, e altra acqua. Vi consiglio di fare una sorgente infinita d'acqua, ce ne sono tantissimi modi. E praticamente vedrete che questi due cartelli bloccheranno l'acqua da andare a destra e sinistra. E voi per... Ah, ha fatto nuovo. E voi per far riuscire a farli, a far levitare, diciamo, i mob su, dovete mettere sopra dove c'è l'acqua i cartelli. E praticamente poi potete mettere l'acqua. E questo cosa farà? Farà praticamente respirare i mob, perché creerà degli spazi e li farà respirare, perché poi dovete da quel livello in poi. Ops, ho saltato un buco. Dov'è il vetro? Da quel livello in poi dovrete riempire tutto il tubo solo con acqua. E praticamente, se volete far salire i mob per più di 50 livelli, dovrete creargli un altro spazio per respirare. Quindi praticamente metterete i cartelli invertiti in questa posizione. Aspettate, ora ve lo mostro. Facciamo conto che facciamo un tubo così provvisorio, solo per mostrarvi. Tipo arrivate a 30 livelli, o tipo volete farne 120 di livelli, non so quanto cazzo è alto al mondo. Ma tipo volete fare 50, vi fermate a 48 e a 48 fate così. Quindi prendete 4 cartelli, mettete un cartello lì, un cartello lì, e sopra li invertite, quindi li mettete uno lì e
è uno lì. Negli spazi restanti ci mettete acqua e praticamente vedrete che l'acqua darà la possibilità ai mob di respirare perché è invertita, quindi qui sotto se passano da qua verranno su da lì sotto, quindi respirano lì, però se passano da qua invece respireranno in quello dopo, quindi sì, avranno comunque possibilità di respirare. Una volta fatto questo, praticamente i vostri mob dovrebbero riuscire a salire se non avete sbagliato niente. Ripeto che questo non è il mio metodo, quindi non incazzatevi. E non ditemi, hai copiato, bla bla bla. E praticamente, sì, qua potete anche non farlo così, io l'ho fatto così solo per... Praticamente vi dovete fermare all'altezza della terra. E niente, per questa parte è tutto, perché sì, per la prossima parte vi insegnerò come fare i livelli multipli, quindi 8 spawning pads, quindi 4 sopra 4 con sopra altri 4 con sotto altri 4, e vi insegnerò come fare la trappola praticamente. E niente, sì, praticamente vi insegnerò come fare la trappola, così potrete imparare anche a ucciderli, non solo a farli spawnare. Quindi se volete la prossima parte non vi chiederò un numero di mi piace, perché ho visto che ve ne ho chiesti 20, me ne avete dati boh 90, non lo so. Vi chiederò ancora di farmi vedere il vostro supporto, così almeno... cioè, il vostro supporto lo so che magari lo volevate un po' prima il video, però ve l'ho messo solo oggi perché volevo fare prima uscire gli altri video. E niente. Quindi solo per questo l'ho fatto uscire oggi. E quindi volevo dirvi, se potete, se volete l'altra parte, datemi ancora supporto come mi avete dato. Che cazzo ci fa questo qua? Sì, a volte vi possono spawnare sti cazzo di nabbi, non so perché. Praticamente loro non nuotano, quindi si bloccano qua. Ma una volta che hanno iniziato a spawnare i nemici, loro non... Nemici, chiamiamoli nemici. Loro non spawnano. E sì, volevo... Cioè, mostratemi il vostro supporto come avete fatto con l'altro video, però non solo come in quel video lì, perché ho visto che praticamente siete quasi tutti iscritti attivi, diciamo, cioè che... Praticamente commentano, mettono mi piace, eccetera, eccetera. Però lo fate solo praticamente se vi viene data una ricompensa, diciamo. E quindi io volevo chiedervi se potete, se volevate darmi il vostro supporto. Anche quando praticamente non vi chiedo niente, perché vedo che ci sono sempre tante visualizzazioni. Però praticamente i mi piace sono bassissimi, perché tipo prendo 300 visualizzazioni e 10 mi piace o non mi piace, poi per la storia dei non mi piace, boh, sapete già, bla bla bla. Comunque con questo vi saluto. Ora metto subito a renderizzare il video, così ce l'avete subito. Con questo vi saluto, bella raga.